Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, non potevo non dirvi questa roba, ragazzi, che è veramente allucinantemente, incredibilmente surgulu. Ragazzi, abbiamo in questo video delle news su Parco Giochi versione 2.0. Abbiamo da parlare delle novità riguardanti i regali e veramente, ragazzi, mi tengo perché sono delle cose incredibili. Dato Super Killer, fai il criminale perché noi siamo in live. Money, 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 money. State pronti che appena passa la donation vi faccio vedere delle immagini. Che già là! E ne focchi son già là! Blin, blin! E sì che già là, già là! State attenzione, ragazzi! State attenzione! Grazie a Super Killer! Ovviamente, meno 3! Meno 2! Meno 3! Scantrail! Xuder! Ci fai sempre vedere i coi, non capisco niente, non capisco. Ragazzi, abbiamo, non io, il Fabio, anzi, questa news me l'ha girata il mio amico Nick 5 Stelle, che, boh, da youtuber è passato a fare il data miner. Non sappiamo bene che cosa abbia in mente, ma lui mi ha girato quello che state vedendo, ragazzi. Sono tre nuove righe di codice che sono state inserite da pochissimo nel file sorgente di Fortnite e che stanno ad indicare, ragazzi, delle azioni che saranno disponibili per i regali. Le andiamo a vedere un attimo molto velocemente, ragazzi. La prima in alto: Gift Box Button 01.gift.wasset, cioè 01 bla bla bla. Allora, questa ragazzi è la stringa relativa al bottone dei regali, quindi ci sarà un bottone dove dovremo cliccare sopra per poter regalare ai nostri amici gli oggetti. La seconda riga, ragazzi, gifting screen. Quindi, ragazzi, quando noi stiamo regalando, gifting screen vorrebbe dire schermata nel momento in cui stai regalando, cioè non è che vuol dire proprio questo, però vuol dire questo. Voi fate finta che non avete sentito. Dovrebbe essere la schermata proprio quando il nostro amico riceve il regalo, o meglio, potrebbe essere la schermata di quando noi stiamo per regalare qualcosa ad un nostro amico. E per chiudere, ragazzi, gifting user item, che è praticamente l'oggetto che stiamo per andare a regalare. Quindi, ragazzi, stanno davvero lavorando tantissimo per i regali. Abbiamo anche questa mega foto, ragazzi, che sicuramente avrete già visto. Questa sarà l'icona ufficiale dei regali, ragazzi miei. Questa fa parte del codice, dentro nel codice del codice Super Killer, che fa il criminale, che fa il ca, è brutto da dire, il criminale. Questo, ragazzi, è il logo del pacchetto regalo che troveremo noi che riceviamo il regalo. E ragazzi, facciamo passare un attimo la donation che arriverà tra pochi secondi, poi vi faccio vedere una mega traduzione in italiano di alcune voci. Here we go! Money, 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 money. Yo, gialla, gialla! Blin, blin, so che sponsorizzate il vostro canale donando mentre registro. Cin, cin, grazie, super! Che ne sei in Frostrocket, ragazzi, guardate un po'. Sbadabadababam! Questa fa paura. Questa me la manda sempre Nick 5 Stelle, quello di prima me l'aveva mandata il Fabione. Queste, ragazzi, sono una fucilata di voci relative a degli errori che possono essere restituiti qualora ci fossero problemi. In alto, oggetti esauriti. Questo ci può far capire che possiamo regalare forse solo un tot di numero di oggetti al giorno. Po. Scusaci, questo oggetto ha una quantità limitata, non abbastanza per completare la richiesta. Quindi ci sono degli hype altissimi, sono nelle prime due righe, ragazzi. Si parla di oggetti in quantità limitata. Non sappiamo cosa voglia dire, ma è una cosa incredibile. Account non selezionabile. Scusaci, questo account non è abilitato a ricevere dei regali quando tu non spunti nelle tue impostazioni la voce con scritto sì.
stiamo avendo dei problemi nel connettere il tuo account. Per favore controlla la tua connessione e riprova. Oggetto non trovato, non riusciamo a trovare l'oggetto che vuoi regalare. Per favore riprova, non troppo veloce, non troppo veloce ragazzi. È molto interessante come cosa, perché sembrerebbe che venga confermata la possibilità di dare regali o scambi solo se entrambi i giocatori hanno inserito in un ipotetico slot, tutte le notifiche vengono dentro adesso, in un ipotetico slot entrambi i regali. Invia la richiesta di supporto se c'è qualche problema, c'è un grazie, c'è una segnalazione ricevuta, investigheremo se succedono dei problemi. E intanto il nostro super fa il criminale, super! Ecco un regalo, guarda questo, guarda questo, gialla gialla yo, gialla gialla, bling bling, so che gialla, fa il pazzo, fa il pazzo, fa il pazzo, fa il pazzo. Ecco un regalo, messaggio opzionale sopra i 100, non so cosa voglia dire, facci sapere di più, probabilmente boh, continua, chiudi, invia, regala oggetto ragazzi, regala oggetto. Anche se non avrai una risposta da noi, la tua segnalazione ci aiuta a mantenere il gioco pulito, sicuro e divertente per tutti ragazzi. Abbiamo davvero delle cose interessantissime. Ma la cosa che io vi volevo parlare oggi, che avete letto anche nel titolo ragazzi, sì ragazzi, domani martedì in Cina ragazzi è stata pubblicata questa immagine. Vi ricordo che domani uscirà Fortnite per dispositivi, per computer in Cina, e ragazzi è stata pubblicata questa immagine che è veramente palese quello che dimostra. Il primo spezzone di immagine ci mostra l'ex parco giochi, la parte più in fondo dell'immagine, le 50 versus 50 ragazzi. E quello che voi non sapete, che nelle traduzioni dal cinese all'italiano che ha fatto il Fabione, c'è un po' di hype, here comes the money, money 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 money, yo gialla gialla, bling bling, so che gialla, super killer, grazie, cin cin bling bling, can't stop it, grazie. La cosa più strabiliante è che è detto parco giochi disponibile da martedì, e domani è martedì ragazzi, quindi c'è la possibilità che oltre ad uscire, questo è quello di prima, oltre ad uscire ragazzi parco giochi in Cina potrebbe di nuovo essere disponibile per noi. Abbiamo addirittura un'altra immagine che al momento non trovo, ma ve la pesco perché dovete troppo vederla ragazzi. Guardate qua dove caspio è finita. Abbiamo perso una delle immagini più importanti. Ve la faccio vedere io da qua. Un momento, raga. Guardate cosa ho trovato il Fabione. Prot! Ragazzi, nella sottocartella playlist, pochissimi minuti fa, sono apparse due cartelle. 50 vs 50 e Playground. Potrebbe essere il grande ritorno del parco giochi, ragazzi. È lì, è lì. E lì i file di gioco sono gli stessi, raga. Dovrebbe forse uscire anche da noi. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Ringraziamo Super Killer per aver fatto il criminale. Un sacco di like. Passiamo i 1000 like, dai. Passiamo i 1000 like per il nuovo ritorno del Parco Giochi 2.0. Mi raccomando, noi ci vediamo in live questa sera. Ciao!